Canute, allora c'è stata questa amichevole con l'Under 21, un test più che buono in vista della gara di Bari. Sì, sì, era un buon test per la partita di domenica. Siamo stati bravi, poi vediamo un po' domenica. Fabio Grosso, tu lo conosci molto bene perché ti ha allenato con la Primavera, quindi insomma, che tipo di partita preparerà secondo te? Secondo me una partita tosta, perché lui piace tipo attaccare e difendere. È una bella partita per domenica, aspetto una partita abbastanza tosta. Ti ecco, tosta e Pescara? Sì, un po' sì, però so che il mister è bravo, quindi da una parte me lo aspettavo. Il Pescara come deve scendere in campo? Anche il Pescara in maniera decisa, determinata? Certo, un atteggiamento giusto, poi un po' di cattiveria, poi vedremo un po' di fortuna, possiamo vincere la partita. Per quanto riguarda te, come stai dopo qualche settimana ai margini? E adesso sto abbastanza bene, perché mi sono fatto male 2 settimane fa, quindi mi sento un po' meglio. Una partita, quella di domenica, importante per il Pescara. Non state attraversando un momento felicissimo, quella in terra pugliese è già una gara spartiacque secondo te di questa prima parte di stagione? No, secondo me no, è una partita normale che dobbiamo vincere per forza, quindi non è un gran vincere per forza? Certo, perché vogliamo vincere la partita. Frank, non è che il primo gol lo fai proprio a Fabio? Sì, per lo segnerò domenica allora. Senti, tra poco tornerà anche Proietti, nel tuo ruolo c'è grande concorrenza, come la stai vivendo? Anche tu e Carraro vi siete alternati in queste settimane, con Brugman anche, però... Io mi alleno, non lo so gli altri, però io mi alleno sempre bene, quindi aspetto sempre la scelta del mister, io mi troverò sempre pronto per aiutare la squadra, quindi la concorrenza ci sta per il calcio. Chi dice a chi continua a ripetere che questo Pescara oggi ha ancora poco di Zemaniano? Frank Canute cosa risponde? Secondo me ce l'abbiamo il Zemaniano ancora, però le vedrai magari un po' più dopo.